Presidente, ragazzi, ben ritrovati in questo mio nuovissimo video della Runcraft. Oggi, signori, siamo tornati qui in un episodio importante perché oggi, signori, sì, andremo proprio a sconfiggere Entity 303. Ma prima vi volevo far vedere che c'è un tipo qua che non so chi sia, l'ho visto da lontano prima e voglio vedere chi è, Chaos. Ciao, cosa ci vendi? Una Meteor Soul, 21 di attack damage. Siamo pazzi! E tra l'altro abbiamo abbastanza cose! Woohoo! Signori, allora, mechanical part. Allora, qui ci dobbiamo assolutamente liberare un attimo l'inventario, ma lo faremo in un prossimo episodio. Guardate comunque qua, signori, quanta roba c'è, cioè, incredibile. Guardate qui! Oh mio Dio! Questa è la nostra chestplate. Allora, siete pronti, signori, per andare a sconfiggere Entity? Io sì, assolutamente, quindi direi di andare. Allora, se non mi sbaglio, Entity era in questa. Eccolo lì. Era in questa direzione, stavo per dire. Eccoti, buongiorno, non ho più paura di combatterti, hai capito? Perché ha meno vita? Boh. Aia, ok, forse un po' di paura ce l'ho. Vieni, va che andiamo in mare, signora Entity. Seguimi, seguimi, seguimi. Che faccio meglio in acqua a combatterti. Vai, vai, dai, eh. E vieni, vieni, invece. Dai, no, non scappare. Vieni, vieni. Vai, vai, ok. Salta qui giù in acqua, perfetto. Aia, ok. Allora, penso di fargli di più, no? Con questa spada dovremmo, cioè, in teoria. Aia. Ok, sì, gli togliamo di più, ma comunque non troppo. Sembra strano, però, che non gli togliamo molto di più. Gli dovremmo togliere tipo un sacco di cuori. Beh, va bene che ha tantissima vita, però, cioè, ha 21 di attack damage questa spada, la Meteor Sword. Dovrebbe fargli di più, cioè mi aspettavo di più sinceramente. Io dobbiamo risalire, sennò qua affoghiamo. Ok, allora dobbiamo gestire con calma questa battaglia con Entity, signori, perché è davvero forte lui, eh. Quindi, allora, ok. Da sotto gli dobbiamo andare, dei colpi secchi gli dobbiamo andare. È qui. Perché lui ci attacca da più lontano, a quanto pare. E quindi dobbiamo stargli o sotto o comunque lontano, perché ci fa tantissimo danno lui. Allora, sembra comunque un sacco resistente questa spada, cioè non si rompe praticamente. Ok, allora, signori, ce la stiamo per fare, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Ci potrebbe dare le sue spade di fuoco. Allora, fatemi sapere nei commenti, perché non penso di prendere oggi la spada di ghiaccio. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, se è meglio tenere la spada di ghiaccio, cioè di fuoco, oppure prendere quella di ghiaccio, perché sono veramente indeciso, signori. Non so che poteri abbiano entrambe. E quindi mi dovete dare una mano voi, assolutamente. Ok, gli abbiamo tolto quasi metà vita. Quasi metà vita, vai, vai. Adesso gli facciamo un bel critico anche se riusciamo. E qua. No, non ci arriviamo. Ok, beh, noi lo colpiamo da sotto e ce la gestiamo così. Perfetto, aia. Andiamo più vicino, vai, vai. Non abbiamo paura. Non abbiamo paura, signori. Non abbiamo paura di morire. Aia. Madonna però, ma quanto hitta veloce. Hitta velocissimo, a quanto pare. Sì, vabbè, ma non mi fa avvicinare a lui, cioè. No, non ti teletrasportare, ti prego. No, 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 no. Se no ricarica la vita, signori. La recupera. Ok, perfetto. Meglio così, meglio così. Vai che gli abbiamo già tolto metà vita. Forse da qui riusciamo a colpirlo meglio. Sì, gli facciamo il critico addirittura. Vai, vai. No, da qui no però. No, forse è meglio in acqua. Lo riusciamo a colpire meglio in acqua, sì. Ok. Allora lui sta uscendo dall'acqua, ma dovrebbe tornare in teoria, sì, esatto. Madonna che male che fa, signori. Fa malissimo Entity. Allora, ci riavviciniamo pian piano. No, non ti teletrasportare, non hai capito. Aia, che male però, mamma mia. È impossibile da colpire a meno che non stiamo sott'acqua. Via, andiamo. Ok. Sono pronto a fargli un bel po' di danno. Vai, 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 così, così, vai. Sì. No, aia, aia, aia. Sì, hitta velocissimo comunque, signori. Qui ci rischiamo di morire, eh. Ve lo dico, qui ci lasciamo le penne molto probabilmente qua. Mamma mia, dov'è? Eccolo. Allora, vieni qui, infami. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Oh, ok. Vai, torniamo sott'acqua. Aspettate, prima devo mangiare. Via, torniamo sotto. Ok. Dai, vai, che lo riusciamo a uccidere, signori. Vai, dai. Aia, 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 quanto hitta veloce, mamma mia. Aia.
Dai, vieni qua. Qui c'è il coraggio. Sì che ce l'ha il coraggio. E anche tanto. Aia. Sta arrivando anche la notte. Sì. È già notte, anzi. Ok. Allora, potremmo aspettare il giorno, ma no, dobbiamo battere entity prima. È una nuova sfida. Prima del giorno dobbiamo battere entity. Prima che torni il giorno, prima che arrivi. Ormai è deciso. Il suo destino è questo. Deve morire male. Vieni qui, non ti teletrasportare. No. No, signore, non vorrei che recuperi vita. Perché madonna, se recupera vita è solo fatica sprecata. Ok, no. Ce l'abbiamo fatta. Vai. Vai, aia. Mi mette all'angolino. No. Ok. Allora, da qui non riusciamo bene a colpire. Aia. Madonna, che male che fa. Oh, bel critico. Perfetto. Allora, vai. Andiamo lì da sotto. Arrivano pure i suoi scagnozzi. Dai, no, non ci credo. Ok. Da qui forse ce la facciamo. Dai. Aia, però, che male. Ok. Allora. Vediamo cosa riusciamo a fare adesso. No, però fammi andare sotto, entity. Allora, il mio obiettivo è prima ammazzare il suo zombie perché potrebbe dar fastidio. Però se riusciamo, intanto gli diamo qualche colpo. Per... Madonna, li sciottiamo gli zombie, signori. È incredibile, li sciottiamo. Qui se avessimo la spada dell'infinito sarebbe ottimo. Sarebbe la cosa migliore in questo momento, signori. Oppure anche un'armatura dell'infinito, così gli possiamo andare vicino quanto vogliamo. No, arrivano gli zombie con le pistole, non ci credo. A questi gli dobbiamo andare addosso, però. Allora, potremmo provare a far così. Questi sono forti, gli zombie. Questi sono forti, aia. Aia, che male, due cuori. Colgono due cuori, sti qui. Sti qua sono fortissimi, aia. Gli devo andare addosso assolutamente, perché sennò mi uccidono questi. Sono più forti questi di Entity. Ok, riscappiamo in acqua. Sta affogando, sì! Sì. Sta affogando, vai. Sta affogando, Entity. Ai. No, non dobbiamo morirci così. Assolutamente no. Stava affogando. No, era un buon momento. Vabbè. Ok, allora. Sto sprecando tantissime cotolette, tra l'altro. Vai, da qui sotto. Lui non so se riesce a venire qui. Però dovremmo risalire adesso. Ok. Mamma mia, incredibile, signori, questo entity. È davvero incredibile. Ma sono troppo più forti gli zombie con la pistola. Cioè, sono davvero molto più forti. Mamma mia, ma incredibile. No, quello c'è la pistola. No, vai sotto. Dai che battiamo entity, vai. Sì, signori, oh mio Dio. No. Però quello se mi spara, mamma mia, madonna. Fa più danno quello di entity? Sì! Abbiamo ucciso entity! Allora! Ma respawna? Oddio! Signori, ho trascinato il corpo fino a riva. E guardate cosa c'è qui! La spada di fuoco! La proviamo? Via! Vai! Oddio! Oh! Cosa? No. Allora, questo non era previsto assolutamente. Questo no, signori, questo no, però. È respawnato entity. Vabbè, allora, almeno abbiamo la sua spada, ma... Cioè, questo non ci voleva, no. Allora, questi miner spence... No, meglio in diamante, questi li buttiamo. Allora, non era aspettato, era assolutamente inaspettato che respawnasse. Quindi, nel prossimo video cerchiamo di riucciderlo e capire perché respawna, signori. Ma comunque, fatemi sapere qui sotto nei commenti, secondo voi, se dovrei tenermi questa spada di fuoco oppure comprare quella di ghiaccio. Quindi scrivete un commento, mi raccomando. E soprattutto, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina delle notifiche perché, signore, è importantissimo per non perdervi altri video di questa magnifica serie e anche delle altre sul mio canale. E niente, qui da loro è tutto, ci vediamo al prossimo video. E niente, signori, bella!